L'azienda ospedaliera Papardo continua il suo percorso nell'ottica di ridurre per i propri pazienti il possibile rischio clinico derivante dalle classiche procedure sanitarie. In tutte le divisioni e servizi sanitari del nosocomio, hanno dichiarato i dottori Gaetano Ferlazzo e Giuseppe Franciò, esperti in qualità e rischio clinico che hanno seguito le varie fasi del percorso, nei prossimi giorni partirà l'utilizzo del braccialetto di riconoscimento come strumento di identificazione del paziente che si sottopone ad indagini diagnostiche come TAC, risonanza magnetica, ecografie, endoscopie, a somministrazioni di farmaci, a prelievi venosi, a trasfusioni di sangue, nonché a tutti gli interventi chirurgici e alla conseguente anestesia preoperatoria. Sul braccialetto è inserito un QR code telematico con tutte le informazioni anagrafiche di ogni paziente. Inquadrando il QR code, il personale sanitario tramite un tablet avrà immediato accesso a tutti i dati del paziente e alla cartella clinica individuale con tutti gli esami svolti. Abbiamo a cuore la sicurezza dei nostri pazienti, ha dichiarato il commissario straordinario Paolo Lapaglia, e seguendo le procedure codificate tentiamo di raggiungere livelli di rischio di possibili errori di scambio di paziente vicino allo zero. In tutto l'ospedale verrà affisso il volantino con le informazioni sul braccialetto, così che i pazienti possano conoscere direttamente la procedura.